Buongiorno, buongiorno, buongiorno tu. Ciao chiacchierone, buongiorno. Già fatto la pappa? Hai già fatto la pappa tu? Con queste guance. Che bravo. Buongiorno, buongiorno. E qui c'è anche la nostra signorina. Buongiorno. Spadiglio. Buongiorno tu. Scoiattolina. Buongiorno. Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, oggi mi vedete in modalità zombie perché ho dormito forse 5 ore e è prestissimo, in realtà non mi sveglio mai così presto e appunto sono ancora completamente addormentata, ma dobbiamo fare la skincare e truccarci perché ho finalmente appuntamento dal parrucchiere e non vedo l'ora che mi sistemi questi capelli. Devo fare i colpi di sole, si vede, penso, la ricrescita e questa volta ho deciso di farli un pochino più sfumati perché altrimenti si vede tantissimo dopo tipo solo 2 mesi. E vado a sistemare anche l'extension. L'unica cosa che ho fatto per la skincare è stato lavare il viso nella doccia con il mio The Bubble Double, il detergente schiumoso delicato di Yepoda, o Yepoda, che ho imparato, si pronuncia così, Yepoda. Poi crema idratante, vado ad utilizzare la mia amatissima The Make My Day Cream, anche questa di Yepoda, sono più o meno a metà vasetto già. Applico questa crema sempre la mattina, mentre la sera utilizzo la maschera di Yepoda, quella viola, e adoro questa crema perché è idratante al punto giusto e mi prepara molto molto bene la pelle per il trucco. Dovevo applicarlo prima della crema idratante, ma lo applicheremo adesso. Questo è il The Repair Hero, il mio siero preferito. Ne ho pochissimo, devo fare rifornimento. Questo contiene niacinamide ed è fantastico se avete macchioline sulla pelle, macchioline post brufoli, discromie, e vi idrata anche la pelle. Questo è pazzesco. Quello che appunto io di solito lo mischio alla crema idratante. Andrebbe applicato prima, io di solito lo mischio alla crema idratante, ma oggi va così, ragazzi, perché sono uno zombie praticamente, quindi non so quello che sto facendo la mattina. Non ho, cioè, io non sono una persona, come si dice, una persona mattiniera? Si dice così? Beh, non lo sono per niente, penso che lo sappiate ormai tutti. E adesso, come ultimo step, vado a spruzzare un po' della mia The Mist Have. Questa è nuovissima in versione mini, perché il full size l'ho finito, ragazzi, quindi becchiamoci la mini version, che ragazzi, tra l'altro, sono appena uscite le mini, appunto, versioni dei prodotti più grandi. E io ho la fissa con le mini, quindi adoro. Questo è uno spray che contiene acido ialuronico, quindi dà un boost di idratazione maggiore alla pelle e si può utilizzare poi anche durante la giornata se abbiamo bisogno di ulteriore idratazione, se sentiamo magari la pelle che tira. Faccio 2 o 3 spruzzate e voilà. Skincare completato, adesso possiamo passare al trucco. Come sempre per Yepoda ho un codice sconto per voi che vi lascerò qua in sovraimpressione e troverete tutto, anche il link diretto al sito giù nel box informazioni. Make up primer Fenty Beauty, adoro questo primer, Pro Filter Instant Retouch Primer. Fatemi sapere nel frattempo se avete fatto qualcosa per San Valentino, se avete festeggiato San Valentino oppure la festa dei single. Io San Valentino per la prima volta dopo 3 anni l'ho festeggiato, ma non con il mio ragazzo, cioè sì, ma a distanza, perché in realtà non è qui ad Amsterdam adesso. So che vi devo fare ancora il video in cui rispondo a tutte le vostre domande, perché mi avete fatto un sacco di domande, quindi già doveva essere questo il prossimo, però il prossimo video che vi farò penso sarà proprio quello in cui vi rispondo a tutte le domande, soprattutto sul mio ragazzo, devo dire, vi siete proprio scatenati. Sta avvicinando anche un viaggio che ho in programma, di cui vi parlavo. Non vedo l'ora di tornare in questo posto magnifico, magico, e che tra l'altro tantissimi di voi hanno già capito quale sarà la meta, quindi non vi dico più nulla perché riuscite sempre a capire e quindi non vi devo dare troppi indizi. Blush, applico questo di Dior, è il Dior Backstage in colorazione Rosy Glow, che sembra molto acceso, in realtà viene super super naturale come colore e si adatta alla
nostra carnagione. Mascara, applico questo di Lancome, il Lash Idol. Mi sta piacendo un sacco ed è piegato in questo modo per sollevare e piegare bene le ciglia. Prima del mascara applico la mia matita, questa è quella di We Makeup, la Only Eye Pencil, colorazione 5, Moonstone Butter. Adoro, adoro, adoro applicare questa matita all'interno della rima inferiore. E adesso rossetto, applico questo in stick Diego Della Palma, un bellissimo rosa, si chiama Dance Dreamer Lipstick, colorazione 265, soft nude. Adoro, adoro troppo questo colore, l'ho scoperto da poco questo rossetto e secondo me è stupendo. Quindi mia family, trucco completato, let's go! Assolutamente prima di uscire però il mio Starbucks, questo è lo skinny latte senza lattosio. Eccoci qui dal parrucchiere ragazzi, in realtà dovevo fare i colpi di sole ma la ragazza che me li doveva fare ha chiamato stamattina ed è malata, quindi niente, non posso fare i colpi di sole, ma riattacchiamo assolutamente l'extension, le coloriamo perché, no, è andata adesso a colorarla, volevo farvela vedere, ma l'extension ne ho due di file, quella che stava sopra era diventata alla base molto arancionola rossiccia, ramata, quindi che è una cosa che succede con i lavaggi, quindi devo colorare, dobbiamo colorare l'extension e poi riattaccarle, riapplicarle più in alto. E poi prendere un altro appuntamento nei prossimi giorni a questo punto per il colore, per i colpi di sole che appunto speravo di fare oggi, ma è andata così e poverina la mia parrucchiera, che la adoro, lei è fantastica, e si sentiva super in colpa quando me l'ha detto, quindi non le ho detto niente, povera, perché ho visto che era spaventatissima. E quindi sì, oggi facciamo l'extension e poi tornerò per i colpi di sole, che farò assolutamente più sfumati, un pochino, un pelino più scuri alla base. Capelli fatti, anche se appunto dovrò ritornare tra qualche giorno per fare i colpi di sole, ma almeno l'extension sono a posto ed ho tagliato un pochino anche i miei capelli perché stavano diventando più lunghi dell'extension, quindi sì, sono molto lunghi i miei capelli, ma ho l'extension per il volume. Adesso vado a ritirare un pacchetto. Devo anche andare al supermercato perché poi stasera ho aperitivo con Lisa e non ho niente da offrirle da mangiare. Ho trovato per caso questo negozietto vintage, molto interessante, perché hanno anche i mocassini di Gucci, che io in realtà già ho sia neri che rosa, però è interessante, non lo conoscevo questo negozio. Sezione aperitivo, sono al supermercato. Allora, potrei prendere questo formaggio, che è più dolce, molto buono, è il Gouda olandese. Poi queste sono anche molto buone, con prosciutto e Philadelphia. Potrei prendere anche questo salamino, che è spagnolo ma molto buono. Sto andando alla ricerca delle patatine e dei popcorn, non so se prendere uno o l'altro o entrambi. Penso di prenderò queste che sono al forno, sono molto molto buone. E visto che ho trovato questi mega mix, prendiamo anche questi. No vabbè ragazzi, guardate che cosine buonissime, oh mio Dio, da impazzire. Hanno anche la rainbow cake, oh mio Dio, i popsicles. Tornata a casa, così lascio la spesa a casa, faccio qualcosina per pranzo, in realtà probabilmente solo un panino veloce, ma ho fame. Tra l'altro ho sempre qualche cosa che succede con i corrieri, stavolta sono arrabbiata con UPS perché dovevano consegnarmi il pacco ieri, non si sono presentati, ho aspettato tutto il giorno, quando ho chiamato mi hanno detto che per una difficoltà tecnica non hanno caricato il pacco sul furgoncino, non ho capito perché. Quando ho chiamato gli ho detto comunque domani se venite, venite nel pomeriggio perché io la mattina non ci sono, altrimenti gli ho detto lasciatemi il pacchetto davanti alla porta. Cosa hanno fatto? Sono passati la mattina e si sono portati via il pacchetto, quindi niente, domani devono rientrare, però mi dà sempre fastidio quando sto a casa tutto il giorno ad aspettare un pacchetto e non arriva. E non ti avvisano neanche, quindi vabbè, questa volta è successo con UPS, ma ultimamente devo dire ho un sacco di problemi con tipo tutti i corrieri, quindi so che qui in Olanda stiamo avendo problemi in tantissimi per quanto riguarda spedizioni proprio in generale, quindi corrieri, posta, con tutte le spedizioni, ma non so se è una cosa che sta succedendo anche in Italia, è un po' ovunque oppure è solo qua in realtà. Comunque anche qui sbagliano il mio cognome, non succedeva solo in Italia, lo sbagliano ovunque. Anche qua
l'hanno scritto con due S, che è un errore molto comune. Il mio cognome ne ha solo una, però. Per pranzo penso che farò semplicemente un panino con questo pollo affettato che ho comprato adesso al supermercato, e forse potrei finire anche lo stracchino italiano che ho ancora. Alla fine niente stracchino, perché pensavo di averne ancora un po', ma in realtà l'avevo finito, quindi niente, panino con il pollo e qualche oliva. E l'ora delle coccoline, mamma mia, questa pancia, oh, sei tutto morbidoso, tutto coccoloso, sei tutto ciccione, mamma mia, Denver, sta zampa, ma che è? Oh, bubu, questa è l'ora delle coccoline. Un po' di coccoline prima della nanna. Bubu Denver. Cos'è questo? Il 15° pisolino della giornata? Ed è solo ora di pranzo? Che bravo Bubu. Che bravo Bubu. Ma dico io, ma dove l'ho trovato questo gattino? Mamma mia, questo ciccetto mi fa impazzire. Gatto Denver non solo ha le lentiggini sul naso, sul nasino, quante lentiggini, ma ne ha tantissime anche sui polpastrelli. E anche qua. Non so se si vede, ma sì, anche qua. Bubu. Mio piccolo gattino tutto bianco e un po' arancione. Sei tu, tutto bianco e un po' arancione, mio bubu. Che bravo. Dove vai? Dove vai? Che bravo. Oddio, si sta stiracchiando, vi prego. E quando è in brodo di giuggiole, guardate che cosa succede. Sbava. Gatto Denver sta diventando vecchietto e quando si emoziona sbava. Ma Bubu, ma non ti vergogni? No. Bubu, guarda. Oddio. Che bravo, amore. Bravo. Mio cucciolotto. Sono riuscita e purtroppo sta piovendo, ma devo andare assolutamente a ritirare un pacchetto da DHL. Sempre bellissima Amsterdam anche con la pioggia. Non so se la vedete, la chiesa là in fondo è bellissima. Pacchetto ritirato, adesso vado a fare le unghiette e siamo arrivati, questo è il posto dove vengo a fare le unghie. Fatte le unghiette, ragazzi, la luce qui è un po' strana, in realtà sono molto rosa, anche sembrano gialline, e le ho lasciate un pochino più lunghe questa volta, sempre il mio solito nude, super super shiny. Ok, a parte le mie mani provate dal freddo, sono arrivata a casa e volevo farvi vedere le unghie un pochino meglio, perché secondo me così si vede con questa luce almeno molto meglio il colore rosa. Molto molto contenta di averle lasciate un pochino più lunghe questa volta. E tra l'altro il pacchetto che sono andata a ritirare mi è arrivato da It Cosmetics e scopriamo assieme di che cosa si tratta. C'è il Superhero Shadow Stick, quindi matitone ombretto, ed il Bye Bye Makeup. Quanto sono curiosa di provare questo balsamo struccante che strucca anche il trucco waterproof, e tra l'altro, come sapete, io uso solo balsami struccanti per struccare la pelle del mio viso, quindi molto molto curiosa di vedere questo com'è. Eccoli qua, questi sono i Superhero Shadow Sticks in 3 colorazioni diverse. E poi eccolo qua, il balsamo struccante Bye Bye Makeup 3-in-1 con vitamina C, molto interessante. Ed eccoli i 3 matitoni. Ne ho swatchato uno per vedere la pigmentazione e devo dire che sono fantastici. Sto aspettando che arrivi Lisa, nel frattempo ho preparato giusto qualche cosina per l'aperitivo. Queste sono quelle che abbiamo preso al supermercato stamattina, con prosciutto cotto e Philadelphia. Salamino spagnolo, perdonatemi, quello italiano non c'era. Formaggio dolce, mini pretzel
e le patatine. E in realtà oggi non abbiamo prosecco ma champagne, che dobbiamo bere ancora assieme da Capodanno. Ho appena salutato Lisa, mamma mia ragazzi, ci siamo, no no, non ve la posso far vedere perché l'ho già buttata, ci siamo scolate tutte le bottiglie in due, quindi ok, mi giro un po' la testa e devo assolutamente struccarmi perché il mio trucco è ormai terribile. Oh mio Dio ragazzi, ok, comunque la serata è finita con noi che guardavamo i miei trucchi di là e con Gatta Stellina che si è lanciata sul piatto dell'aperitivo e si è mangiata il salame. Quindi mia family, io mi sa che vi saluto adesso perché sto per mettermi al montaggio di questo video, poi vado subito a struccarmi che ormai il mio trucco ce l'ho da 12 ore, no, da 13 ore ormai addosso, quindi insomma ancora un miracolo, diciamo. Quindi mia family, io vi saluto adesso, mi metto subito al montaggio di questo video così sarà online domani alle 17:30. Noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacio enorme perché vi voglio tanto bene e venite qua che il nostro abbraccio finale non può mai mancare, venite che vi abbraccio forte 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 e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.